Amore, arte e poesia, ogni peccato portano via. È questo il titolo dell'ultima opera presentata dai maestri carristi del Carnevale di Fano. In questo carro, di seconda categoria, vengono rappresentati Paolo e Francesca nel castello di Gradara. Abbiamo la riproduzione della Rocca e Paolo e Francesca, che sono avvolti da questa pergamena dove ci sono i canti di Dante Alighieri. E poi abbiamo altri due personaggi, questo è Rossini e questo è D'Annunzio, che simboleggiano un po' tutti i grandi artisti che hanno scritto su Paolo e Francesca, Francesca e poi Francesca da Rimini, quindi c'è una grande vicinanza con Gradara. E ecco, questa è la grandi linea, la tematica del carro. Il carro farà bella mostra durante l'edizione estiva del Carnevale Fanese il 21 e il 22 agosto a Sassonia e il 28 e il 29 agosto in centro storico, zona Pincio e Borgo Cavour, ed è stato realizzato dall'associazione Carnival Factory con la collaborazione di diverse figure provenienti da Gradara. Sono venute anche alcune persone ad aiutarci, specialmente due, Antonella e Donatella, che voglio ringraziare. E niente, è stato un progetto molto felice, una bella collaborazione con l'amministrazione, e speriamo di avere anche un seguito, insomma, di continuare a lavorare con loro. Una volta conclusi i festeggiamenti legati al carnevale, le figure rappresentate nel carro verranno esposte direttamente nel comune di Gradara.